È un grande piacere essere qui e volevo ringraziare per l'invito. Per noi di Ferragamo è un onore partecipare a questi eventi e avere la possibilità di parlare con voi di quello che è il nostro percorso di sostenibilità. Noi abbiamo portato anche piccole foto in modo tale che possiate seguire meglio quella che è un po' la nostra traccia, il nostro discorso, il nostro racconto della sostenibilità. E quello che è bello dire è che innanzitutto ci crediamo tantissimo e per noi è molto molto importante. E quando siamo partiti abbiamo pensato di raccontare questa storia chiamandola Responsible Passion. E questo è qualcosa che è stato coniato all'interno della nostra azienda dai ragazzi che lavorano con noi sulla sostenibilità. Mi presento, sono Veronica Tonini e lavoro in Ferragamo da 6 anni e mi occupo in realtà di tutta la parte di rischi, quindi ho iniziato il mio percorso lavorando prima in Arthur Andersen e poi in Calvin Klein, e quando sono arrivata in Ferragamo mi occupavo soprattutto di rischi e di internal audit. Quando sono arrivata ho ben compreso che Ferragamo aveva nel proprio DNA una storia bellissima e ho pensato che era proprio il momento di raccontarla, perché in realtà Ferragamo faceva già sostenibilità da tantissimi anni. E così siamo partiti, per cui oggi mi occupo, diciamo, della parte di rischi, ho continuato, però la mia grande passione, il mio grande credo è la sostenibilità per tutto il gruppo Ferragamo. La storia di Salvatore Ferragamo è una storia bellissima, non so se molti di voi la conoscono, però il nostro fondatore è stato veramente un genio e noi quello che raccontiamo sempre è il suo sogno. Infatti lui veniva chiamato il calzolaio dei sogni, anche il calzolaio delle stelle. Ed è una cosa meravigliosa che io racconto sempre, pensare come lui abbia iniziato questo percorso. Lui voleva fare il calzolaio in tutti i modi, ma nessuno nella sua famiglia voleva che lui lo facesse, perché ovviamente parliamo, diciamo, di quelli che sono anni molto difficili per l'Italia. E lui aveva questo sogno, ma sappiamo tutti che all'epoca fare il calzolaio significava comunque mantenere, diciamo, un livello di povertà. Invece lui ci ha creduto molto e una notte, quando le sue sorelle più piccole dovevano fare la comunione e il giorno dopo non avevano le scarpe da mettere, lui, che tutti i giorni passava dalla bottega del calzolaio nel suo paese dove abitava a Bonito e cercava di imparare questo mestiere, si è messo tutta la notte a fare le scarpe per le sorelle e ha creato delle scarpine bianche per loro. E quindi il giorno dopo i genitori, quando hanno visto che c'erano queste scarpine bianche pronte per la comunione delle sorelle, hanno capito che lui veramente aveva un talento e l'hanno lasciato andare. E così lui è partito per il suo viaggio, ha raggiunto i fratelli più grandi ed è andato in America. E in America ha iniziato a lavorare in quello che era la parte di Hollywood, dove si facevano le scarpe per i film. Pensate che lui appunto viene chiamato calzolaio delle stelle perché lui faceva le scarpe per quelli che recitavano, ovviamente per gli attori, ma gli attori poi trovavano queste scarpe così comode che poi le commissionavano per il loro uso privato. Quindi la sua genialità è stata quella, innanzitutto di fare delle scarpe meravigliose grazie alla sua artigianalità, alla sua mano, al suo estro. Ma poi ha creato quello che è rimasto in Ferragamo, cioè un archivio, l'archivio più importante che noi abbiamo. E come brand di scarpe abbiamo un archivio di cui diciamo tutti, a cui tutti si ispirano, perché per ogni paio di scarpe che lui faceva per queste attrici, lui ne faceva un altro paio per l'archivio. Aveva già pensato all'epoca all'importanza per un brand di quello che è un archivio storico. La storia di Ferragamo va avanti, noi ci siamo quotati in borsa nel 2011, quindi siamo un'azienda dove dentro c'è la famiglia Ferragamo, però siamo appunto ormai un gruppo internazionale. Abbiamo più di 685 negozi presenti nel mondo, siamo presenti in più di 90 paesi.
Con noi lavorano più di 4.100 persone e abbiamo delle dimensioni di fatturato, diciamo, medie rispetto a quelli che sono i grandi gruppi del lusso. Quando abbiamo iniziato a parlare di sostenibilità, questa è la cosa assolutamente più bella, è stata diciamo un volere dell'azienda, è stato un volere forte del nostro presidente Ferruccio Ferragamo, che ha chiesto di fare della sostenibilità una strategia integrata. Ed è importante anche pensare che, essendo noi quotati in borsa, la governance delle aziende quotate in borsa ha aiutato tantissimo in questo senso, perché comunque per le aziende quotate ci sono delle richieste normative che riguardano la sostenibilità importanti. Noi abbiamo fatto un percorso e abbiamo iniziato con un percorso di reporting, quindi la sfida iniziale nel 2014, quando siamo partiti, è stato: facciamo una fotografia di quella che è la situazione in azienda, cos'è che effettivamente noi facciamo sulla sostenibilità. Per cui il reporting, tutto quello che oggi viene chiamato non financial data, quindi la parte di bilancio di sostenibilità, abbiamo fatto nel 2014 come anno zero. Non ci credeva nessuno, ci ha creduto soltanto il nostro presidente, che ha detto: no, facciamolo, andiamo avanti. E quando, diciamo così, lo abbiamo concluso, abbiamo fatto alcune prove per vedere se piaceva, e addirittura con un numero anno zero abbiamo vinto un primo premio. Quindi ci siamo detti: è la strada giusta. E da lì siamo partiti a una rendicontazione che era di un bilancio soltanto della capogruppo di sostenibilità, per poi certificarlo nel 2015, per poi passare a un bilancio di sostenibilità di gruppo nel 2016, certificato, e poi nel 2017, come forse alcuni di voi sanno, il bilancio di sostenibilità è diventato obbligatorio. Quindi la cosa molto importante è che noi eravamo già pronti per questo, perché c'è un lavoro immenso che deve essere fatto per la raccolta di tutti i dati non finanziari. Altra cosa estremamente importante per noi sono stati gli SDGs, perché comunque sia chiedere alle aziende di iniziare a pensare con un arco temporale sulla sostenibilità a lungo termine è fondamentale. Noi dal 2014, quando siamo partiti, ovviamente ci eravamo dati un budget e iniziavamo a fare quelli che erano i vari progetti, ma con un arco temporale ovviamente dedicato all'anno. Aderire agli SDGs è stato per noi importante, innanzitutto perché ci siamo dati degli obiettivi assolutamente anche in linea con quelli che erano i nostri credo, i nostri valori, i nostri principi. E poi nello stesso tempo perché questo fa sì che effettivamente anche chi lavori nella sostenibilità abbia veramente un arco temporale 2020-2030, quindi un arco temporale ben più ampio. Ed è stato per noi importante il 2017, perché finalmente la nostra sostenibilità è stata integrata all'interno dell'azienda, non solo come reporting, non solo come progetti, ma finalmente anche a livello di piano strategico. Quindi abbiamo un unico piano strategico che riguarda i business, ma riguarda anche la sostenibilità. Vi voglio parlare soprattutto, diciamo, di quella che è la sostenibilità legata alla parte che sicuramente a voi interessa più di tutti. Per noi sostenibilità è innanzitutto Made in Italy. Come sapete, Ferragamo non ha mai abbandonato l'idea del Made in Italy, quindi questa è veramente un nostro valore, un nostro principio. I nostri lavoranti sono in Italia e la catena di fornitura è in Italia, quindi diciamo che per noi la sostenibilità significa crescere con loro, andare avanti con loro, cercare veramente sempre di più di portare avanti dei programmi congiunti. E per questo abbiamo al nostro interno anche creato quello che è un laboratorio, oggigiorno si chiamerebbe laboratorio, ma in realtà noi l'abbiamo da tantissimi anni, che è una manovia interna di cui noi siamo estremamente orgogliosi, dove vengono prodotti i nostri prototipi e tutta la parte, diciamo, della linea Creation, che è la linea storica che riedita le scarpe fatte dal nostro fondatore. E questa manovia è composta da 30 artigiani, che per noi sono veramente degli artisti,
ed è bello anche dire che effettivamente l'età media non supera i 35 anni, quindi abbiamo investito molto per far sì che quelli che erano gli artigiani che avevano lavorato con Salvatore Ferragamo sono poi riusciti a passare il loro sapere a dei giovani che lavorano con noi all'interno del cuore della nostra azienda. Quindi questo è molto importante perché rafforza il nostro legame con i Made in Italy. Abbiamo sicuramente lavorato tanto sulla sostenibilità per tutto quello che riguarda la filiera. Noi ci siamo dati così un obiettivo che è quello di fare una fotografia soprattutto sulla seconda linea di fornitura. Ovviamente i nostri fornitori, soprattutto gli esclusivisti, chi lavora con noi da tanti anni, soprattutto intendo tutti quelli che sono i lavoranti in particolar modo della pelle, li conosciamo da tanto tempo. Considerate che noi abbiamo dei fornitori esclusivisti che lavorano con noi da più di 50 anni. Però la cosa importante per noi era anche monitorare la seconda catena di fornitura, che è quella che noi conosciamo meno. Per cui nel 2014 siamo partiti con un programma che possiamo chiamare di audit o di consulenza, dove abbiamo voluto fare una foto di quella che era la situazione della seconda fornitura, perché per noi è importante, all'interno delle loro fabbriche c'è il nostro prodotto, c'è la nostra storia, c'è il nostro brand, c'è la nostra reputazione ovviamente. E così abbiamo iniziato un cammino con loro e questo è stato, devo dire, qualcosa di molto apprezzato anche dai nostri fornitori, perché comunque abbiamo permesso loro di conoscere bene quali sono i sub fornitori, quindi i fornitori che a loro volta sceglievano. Si tratta di audit etico-sociali che facciamo tramite una società esterna che lavora con noi ormai da 4 anni e che ci permette quindi di andare a vedere se effettivamente tutte quelle che sono le normative per quanto riguarda l'ambiente, la gestione dei rifiuti, il rispetto ovviamente del lavoro siano rispettate all'interno di questi laboratori. Ovviamente ci sono spesso dei punti di miglioramento, abbiamo una flessibilità con i fornitori, diamo loro 3 mesi di tempo per riadeguarsi. Ovviamente se ci sono invece delle problematiche maggiori se ne parla e si vede poi che decisione prendere all'interno sempre di un piano strategico. Questo, per darvi un'idea, è qualcosa, un percorso che noi siamo partiti a fare dal 2014, ad oggi abbiamo fatto più di 300 audit ed è importante diciamo raccontarlo, dirlo, perché per l'azienda è un investimento, ma un investimento legato anche alla nostra supply chain, quindi cercare sempre di più di migliorarsi, di andare avanti, di dare dei suggerimenti e di crescere insieme. Tante cose vengono fatte a livello dell'ambiente, sicuramente noi qui a Prato abbiamo anche il Buzzi che ci aiuta, che è il laboratorio che ci aiuta anche tutta la parte dei test chimici che noi facciamo. Abbiamo diffuso nel 2016 una RSL che è stata firmata da tutti i nostri fornitori e questo, diciamo, ci siamo impegnati al di là del fatto che essi stessi già stanno facendo i vari test chimici su quelle che sono le materie che ci vengono approvvigionate, però anche noi le andiamo a nostra volta a fare. Quindi anche questo è un impegno importante, è un impegno a favore, diciamo, del cliente finale, però è un rispetto che deve essere dato a tutti, alla società, e questo di nuovo ritorna su quella che è la volontà della famiglia, del giving back, del ridare, questo fatto di dire siamo fortunati, siamo un bel gruppo, siamo una bella azienda, vogliamo rendere a Firenze, alla comunità, all'Italia, al Made in Italy, tutte le cose belle che abbiamo ricevuto in questi anni anche con la quotazione, quindi è un impegno continuo. Questo lo facciamo anche in termini d'ambiente, abbiamo varie certificazioni che sono state raggiunte, stiamo in questo momento costruendo ad Osmannoro un nuovo polo logistico che per noi è il cuore pulsante, perché come sapete appunto Ferragamo distribuisce in tutti i paesi del mondo, quindi abbiamo bisogno di un polo logistico distributivo super automatizzato.
E questo investimento è stato pensato e voluto dal nostro presidente, che ha chiesto fin dall'inizio, da quando siamo partiti, che questo fosse pensato per essere certificato LEED, e lo vogliamo, diciamo, certificare al massimo livello. Per cui anche qui sempre c'è un rispetto dell'ambiente, cercare di fare anche cose nuove, investimenti, ma un occhio, un progetto deve essere sempre comunque sia diciamo compreso in quello che è la sostenibilità. Questo ci porta delle volte un po' a giocare anche a livello di comunicazione, raramente, però ad esempio abbiamo certificato anche il nostro museo, che è il Museo Ferragamo, che è a Firenze, in via Tornabuoni, e lo abbiamo certificato 2 anni fa ottenendo una certificazione green, perché praticamente avevamo visto che aderendo a questa certificazione riuscivamo ad essere i primi ad avere un museo green in Italia, per cui ci è sembrata un'idea carina. Quindi delle volte le certificazioni possono anche, diciamo, oltre che rispettare l'ambiente, anche servire per comunque lanciare una sfida a tutti gli altri e dire: bene, ok, quindi cosa facciamo? Certifichiamo tutti i musei che abbiamo? Per cui insomma è stato molto, molto interessante. Certifichiamo anche, se possibile, i nostri negozi. Questo è un percorso che abbiamo intrapreso da poco, non è sempre così facile, perché soprattutto in Europa abbiamo negozi storici che quindi sono difficili da certificare per ottenere delle certificazioni LEED, ma comunque anche lì sta cambiando la storia, quindi anche lì stiamo vedendo che è possibile anche certificare alcuni negozi all'interno dei palazzi storici. Più facile ovviamente certificarli in Cina e in America, dove abbiamo dei negozi completamente nuovi e quindi possiamo andare a fare le certificazioni ideandole fin dal momento della progettazione degli stores. Brevemente, e poi diciamo vado a concludere, è ovvio che rimane importantissimo e fondamentale il nostro legame con il territorio. Penso che molto spesso quando noi parliamo di Ferragamo, e io lo vedo molto anche all'interno, diciamo, dei nostri stakeholder, sicuramente il binomio Ferragamo-Firenze è molto forte. Quindi il legame che noi abbiamo è un legame continuo con la città, ma non solo. Abbiamo cercato anche con Sesto Fiorentino, dove è la nostra sede operativa, di mantenere comunque sempre saldo il legame, e come dicevo prima anche con la parte d'Italia del Made in Italy. A livello di sostenibilità abbiamo approvato nel 2014 una policy di charity, in modo tale che, questo anche per trasparenza essendo noi un'azienda quotata in borsa, tutte le volte che vengono fatte attività di charity vengono seguiti 2 filoni fondamentali. Uno è il sostegno della cultura italiana in Italia e nel mondo, e per questo nel 2016 abbiamo deciso di restaurare la Fontana del Nettuno in Piazza della Signoria a Firenze. Si concluderanno i lavori prima della fine di quest'anno. E poi l'altro filone è quello della salute delle donne e dei bambini, per cui cerchiamo sempre, diciamo, anche lì di essere massimamente trasparenti. Questo ha portato a far sì che tutto quello che noi facciamo sia presente nel nostro sito, per cui nel nostro sito di Ferragamo c'è una sezione ad hoc dedicata alla sostenibilità, dove abbiamo pubblicato anche il nostro bilancio di sostenibilità, che è completamente navigabile, quindi diciamo si può leggere. Ci sono tutti i dati che riguardano, sono dati certificati, quindi che riguardano la nostra catena di fornitura, riguardano i nostri fornitori di acquisti materie prime, riguardano i nostri lavoranti, ci sono tutti i nostri dati dei consumi, e sicuramente è molto importante giocare, diciamo così, con una piena trasparenza insieme a tutti gli altri brand del lusso, perché sappiamo benissimo che il nostro settore è il secondo settore che inquina nel mondo, quindi noi abbiamo sicuramente una grandissima responsabilità, però quello che vogliamo fare è girare questa responsabilità in modo completamente positivo, quindi parlare della sostenibilità veramente con una grande passione, quindi pensare davvero che ci sono tantissime attività che tutti noi e che tante aziende possono fare, possono intraprendere
per l'ambiente, per la fornitura, per tutta la parte dei prodotti, per quella che è la parte human resources, il legame con il territorio, che sicuramente, diciamo, ci può aiutare a migliorare il sistema mondo. Altra cosa, e poi concludo, abbiamo un archivio, come dicevo, storico molto bello, e pieno di cose magiche. Soltanto così per ricordarvi il fatto che il nostro fondatore, negli anni in cui c'era la guerra, essendo praticamente in piena scarsità di materiali, utilizzava, diciamo, materiali alternativi, materiali completamente innovativi. Pensate che noi abbiamo un sandalo che è stato fatto da Salvatore Ferragamo che si chiama L'Invisibile, perché è stato fatto soltanto con quello che era il filo da pesca, piuttosto che ricordiamoci che Salvatore Ferragamo ha inventato la zeppa, perché appunto non aveva il materiale più per fare le scarpe, quindi ha inventato la zeppa, e poi ha utilizzato vari materiali come il sughero per diciamo sostenere tutta la parte sottostante, diciamo, la scarpa. Quindi questo è qualcosa che noi vogliamo continuare nella nostra tradizione, un investimento anche in quelli che sono materiali nuovi, materiali sostenibili, andare a lavorare soprattutto con le start-up, con i giovani, perché vanno, loro sono velocissime anche in tutto quello che è la ricerca, quello che è il nuovo, e cercare delle alternative vere che però siano ovviamente performanti, di qualità, perché comunque siamo e rimaniamo un brand del lusso, per cui se andiamo a sostituire i nostri materiali dobbiamo farlo con diciamo materiali che siano comunque di qualità e che siano comunque altamente performanti. Per cui c'è una fase di industrializzazione per noi molto importante, in cui facciamo grossi investimenti, perché nel momento in cui andiamo a cercare dei materiali sostenibili, innovativi, alternativi, dobbiamo essere davvero sicuri e certi che effettivamente il consumatore finale li apprezzi da tutti i punti di vista, come i materiali che venivano utilizzati in precedenza e che siamo andati a sostituire. Per cui anche qui c'è un forte, c'è una forte ricerca, c'è un forte impatto, e questo ci ha portato con Orange Fiber nel 2016 a iniziare anche una strada, diciamo, di materiali nuovi e diversi, dove abbiamo visto una storia bellissima che è quella delle ragazze di Orange Fiber, ragazze siciliane che hanno creato questo tessuto dagli scarti delle bucce di arancia. È un tessuto che performa in modo molto buono e che noi abbiamo industrializzato al nostro interno, cercando poi di fare una capsule collection che ha avuto un ottimo risultato. Abbiamo visto che questo è stato fortemente apprezzato dal pubblico, dai millennials, dai clienti, e c'è stato un fortissimo interesse, per cui anche questo significa che siamo pronti, che c'è una forte volontà di tutto quello che è la parte di materiali alternativi e materiali nuovi, per cui è molto molto interessante. Su questo abbiamo iniziato negli anni passati un percorso anche con H&M Foundation per quella che è tutta la parte del Global Change Award. Abbiamo avuto l'onore di essere individuati da loro come acceleratore, e quindi come forse sapete H&M Foundation ogni anno per il Global Change Award va a premiare quelle che sono le 5 idee migliori a livello di startup e di giovani. Tra le varie aziende siamo stati identificati come acceleratore, e quindi abbiamo cercato di ospitare anche queste nuove idee per vedere di dare una continuità, un futuro, un supporto soprattutto a livello poi di industrializzazione, perché quello che è importante è che forse oggi la ricerca e lo sviluppo di determinati materiali possa essere fatto più diciamo dalle start-up e dai giovani, ma l'industrializzazione, che è molto complessa e molto complicata, deve essere anche sostenuta dai brand del lusso. Soltanto un invito a tutti voi a vedere la nuova mostra del nostro museo.
che ha inaugurato giovedì scorso, che si chiama Hollywood, ed è praticamente una mostra che va a ricalcare quelli che sono gli anni in cui Salvatore Ferragamo aveva la sua bottega di artigiano proprio lì ad Hollywood, e andava a fare le scarpe per tutte le attrici che lavoravano lì. Quindi assolutamente, insomma, vi consiglio di visitarla, perché è una mostra bellissima. Avrei concluso. Ok, vi ho portato un video che ho promesso che proiettavo dopo, perché altrimenti l'attenzione poi era concentrata sul video, quindi chiederei di mandarlo.